Vi saluto prima di tutto, faccio una breve introduzione. Ci troviamo in un periodo, di emergenza, un periodo in cui tutto si ferma. Però è difficile fermarsi, è difficile, parcheggiarsi, non fare niente, almeno per quanto mi riguarda, perché non è nella mia indole, per quanto statisticamente io mi ritrovi in condizioni spesso di stanchezza. Però fermarmi, non è mia abitudine, come non è abitudine nostra, come artisti fuori posto. Quindi cerchiamo di dare il nostro contributo, cercando di aprirci a qualcosa che spesso non si ha il tempo di fare, cioè ragionare su ciò che facciamo. Molte cose, è vero, della recitazione si capiscono facendole, però molte cose, molti piccoli semini, possono essere piantati riflettendo su ciò che facciamo. Pertanto oggi affrontiamo, alcuni elementi del metodo Strasberg, che se non sapete chi è Strasberg, vi invito a fermarvi un attimo. Vi metto in sovraimpressione la foto e poi voi approfondite su Wikipedia almeno due righe e poi continuate a vedere il video. Altrimenti potete comunque ascoltare, però approfondite, mi raccomando, dopo il video. Bene, andiamo adesso a parlare dei principi fondamentali del metodo Strasberg. Uno dei principi fondamentali è che l'attore è creatore del personaggio attraverso l'emotività, è l'attore che va a creare la realtà del personaggio, la realtà emotiva del personaggio. Altro principio è che l'attore è l'unico responsabile, unico di quest'atto creativo. Quindi sì, c'è il regista che parla, che ci dà delle informazioni, ma l'attore è l'unico creatore perché è responsabile per il suo strumento. Strumento intendiamo voce, intendiamo espressività emotiva, intendiamo espressività corporea e via discorrendo. Altra cosa che ritengo sia opportuno conoscere sono i tre pilastri del metodo Strasberg. I tre pilastri, primo fra tutti il partire dal sé. Vediamo tra poco cosa significa. Poi un altro pilastro è la flessibilità e globalità dell'attore e l'altro pilastro è l'esercizio nella scena. Oggi affronteremo, perché non abbiamo tutto il tempo del mondo, vorrei essere un po' sintetico comunque, andiamo a affrontare il partire da sé. Che significa? Significa forse che io adesso decido, voglio fare Amleto, voglio portare in scena Amleto. Beh, io sono Amleto, ok? Sono un uomo, ok? Mi sento di essere Amleto e quindi vado a diventare Amleto in 448. No. Naturalmente non può essere questo, non si può partire dal sé in questo senso. Bisogna partire dal sé diversamente. È un po' difficile questo concetto perché, è più facile dire cosa non è partire dal sé. Strasberg faceva questa grande distinzione. Da una parte c'è la psicoterapia. La psicoterapia si occupa del curare le nevrosi. E in qualche modo, dall'altra parte, invece, c'è la recitazione. Parliamo sempre, in qualche modo, di follia, di pazzia, tra virgolette, naturalmente. Dall'altra parte c'è la recitazione. La recitazione che altro non è se non non ha l'obiettivo in questo caso di eliminare la nevrosi, ma ha un altro obiettivo, quello di restituire la realtà emotiva. Cioè, l'attore deve avere una conoscenza di se stesso adeguata per comprendere totalmente qual è la sua realtà emotiva, qual è il suo strumento emotivo, come controllare le sue emozioni, come sfruttarle, insomma, per la scena. Poi uno può aver avuto le esperienze più disparate, ma deve essere capace di conoscere, diciamo così, e utilizzare la sua cassetta degli attrezzi. Mi è successo nella mia vita questo, questo e quest'altro. Ok, questo lo posso utilizzare. Questo invece devo imparare a utilizzarlo. Questo non lo voglio utilizzare e questo invece lo voglio sperimentare. E in qualche modo l'attore costruisce la sua cassetta degli attrezzi e poi, quando gli servirà, andrà a prendere quella determinata esperienza e la porterà sulla scena, almeno la carica emotiva, le qualità emotive di quell'esperienza, perché poi la scena naturalmente ha le sue regole, ha i suoi accadimenti che vanno rispettati. Altra domanda che ci possiamo porre è, ma visto che a me non è successo, un esempio, di uccidere nessuno, io non sono mai stato un serial killer, ma devo interpretare la parte del serial killer, come faccio? Come me la cavo? Perché io non ho avuto quell'esperienza, se io devo andare a pescare dalle mie esperienze, che faccio? Naturalmente noi siamo esseri umani e
dal testo, leggendo il testo, cerchiamo di capire emotivamente ciò che ha provato il personaggio. Andiamo a interpretare, andiamo a indagare attraverso uno studio passivo del testo e cerchiamo di trarre le nostre conclusioni, le nostre deduzioni in realtà. Un esempio, se il nostro serial killer prova piacere nell'uccidere le persone, possiamo andare a cercare in qualche parte, da qualche parte delle nostre esperienze emotive, il momento in cui magari abbiamo provato piacere nel uccidere una mosca, una zanzara fastidiosa magari, oppure abbiamo trovato piacere nel distruggere qualcosa. Può essere capitato invece questo. E io vado a pescare quel piacere emotivo e vado a riproporlo nella scena. Perché io sono un essere umano e in quanto essere umano ho una quantità di emozioni, ho provato nella mia vita una quantità di emozioni incredibile, enorme. Quindi non mi serve aver fatto quella determinata esperienza, averne fatto un'altra. Certo, avere avuto tante esperienze è importante e aiuta tanto, perché ci aiuta a interpretare meglio la realtà e quindi a vedere meglio il personaggio, a dare meglio vita alle istanze del personaggio che in realtà sono solo scritte, quindi a creare meglio la realtà e quindi ad arrivare a deduzioni che abbiano maggiori fondamenti. L'esperienza di vita mi aiuta, però con la giusta guida, magari la guida di qualcun altro, di un maestro, di un regista, io riesco a capire dove andare a pescare. L'atto creativo è sempre mio, ma magari riesco a capire dove posso mettere le mani nella mia vita. Attenzione poi, spesso si fraintende, si pensa all'arte della recitazione come un qualcosa che, cioè come se dovessi tirar fuori delle cose, come se dovessi esprimere me stesso. No, non si parla di esprimere se stessi. Io non vado a esprimere me stesso, io ho un obiettivo, che è creare il personaggio. L'espressività è uno strumento, l'espressione del sé invece avviene in altri luoghi, in altri contesti. Io ho un obiettivo, creare la scena, restituire vita a un personaggio. Un personaggio, posso anche ritrovarmi in una situazione in cui non sono soddisfatto della mia espressività, perché magari non è soddisfatto il personaggio, perché il personaggio non si esprime appieno. Io posso aver fatto un ottimo lavoro a livello recitativo, ma non aver espresso me stesso, ma aver espresso le istanze del personaggio all'interno di quel contesto, di quella scena, di quella pièce teatrale oppure di quel film. Quindi è molto diverso. Può succedere di avere degli attacchi d'arte, per citare un attimo Muciaccia, cioè momenti in cui riesco a esprimere, riesco a sovrappormi perfettamente al personaggio e quindi a trovare un momento di catartico, di liberazione in cui veramente mi esprimo. Ma questi sono momenti forse rari. Il resto del lavoro è costante ricerca, è costante insoddisfazione, passatemi il termine. Perché la soddisfazione vera è l'atto di ricerca. Io tendo verso il personaggio. Alle volte lo sfioro, alle volte lo affianco, ma raramente lo raggiungo e mi sovrappongo a lui. Però può succedere e noi lavoriamo per quello, per stare un passo dietro il personaggio o stare a fianco al personaggio. Spero di essere stato utile con queste piccole informazioni. Non stiamo parlando di tecnica in senso stretto, ma stiamo parlando del lavoro, in senso quasi filosofico, etico, come deve lavorare l'attore. Risposte vere non ce ne sono, non c'è un deve, c'è un può, c'è un atto di scoperta. Quindi l'invito che mi sento di dare per quanto riguarda i testi con cui state lavorando in questo momento, in cui vi state cimentando, approfondite, cercate di partire da voi, nel dettaglio, cercando di capire quali esperienze possono essere utili emotivamente al testo. E cercate poi di fare un passo indietro nuovamente, per vedere il tutto dall'esterno, per vedere se funziona. E poi cercate di rientrare e vedere se magari certe esperienze vi sono utili veramente o non vi sono utili. Attenzione, cerchiamo di non appiccicare noi stessi al personaggio. Non c'è utile. Cerchiamo di non vedere noi stessi nel personaggio. Cerchiamo di vedere il personaggio sempre distante.
sempre diverso da noi. È un'illusione che sia vicino, raramente un personaggio è molto simile a noi. Quindi, cerchiamo di essere, insomma, il più obiettivi possibile, coltivando quella facoltà bellissima che è il dubbio, che è tipico delle scienze. Io vi saluto, spero di avervi in qualche modo intrattenuto e informato in questo momento di quarantena. Che non è vera e propria quarantena, però momenti in cui voi state a casa, io sto a casa e cerco in qualche modo di occupare il tempo in maniera costruttiva. Vi saluto e ci sentiamo, ci vediamo alla prossima pillola. Se avete domande, fatele sotto nei commenti. Se avete perplessità, chiedete e vi sarà dato.